Amici di Arcade Story, siamo di fronte all'ultimo videogioco vettoriale, perché nel 1984 ormai la tecnologia raster, cioè quella dei monitor con cui siamo abituati a giocare oggi, aveva preso il sopravvento sulla tecnologia vettoriale. Atari aveva creato il suo ultimo gioco, lo voleva fare raster, ma per una serie di vicissitudini hanno continuato per l'ultima volta a fare il loro gioco vettoriale e non ha avuto purtroppo un grandissimo successo. Owen Robin, l'autore e sviluppatore del gioco, voleva a tutti i costi un gioco vettoriale, portare alla massima esperienza i vettori per una grafica mozzafiato. Ci riuscì pienamente, perché il gioco è fantastico per essere un gioco vettoriale, ma purtroppo all'epoca, proprio nel 1984, il raster aveva già preso il sopravvento e nessuno si interessò di questo gioco perché lo consideravano vecchio. Ne furono prodotti perciò solamente 300 pezzi per il mobile dedicato, al costo di $2,090. Oggi non si compra neanche la scheda con $2,000, pensate. Mark Cerny ha messo la sua firma su questo gioco, modificando e creando alcune evoluzioni del gioco stesso, inserendo dei nemici molto particolari che vedremo in seguito e contribuendo anche ai vari labirinti che ci sono nella seconda fase di gioco. Adesso però andiamo a vedere com'è veramente il gioco. La particolarità di questo gioco è lo spinner in versione orizzontale. Di solito eravamo abituati a vederlo dritto in verticale, invece adesso è orizzontale. L'unico gioco che conosco che io abbia visto con uno spinner del genere, ed è veramente fa veramente entrare nel gioco. Proviamo una partita e vediamo. Qui c'è la nostra astronave che sta partendo col maggiore Havoc e si comincia a giocare a Breakout in questa parte dello schermo. Se si finisce il Breakout si vincono 5.000 punti e si vince una vita. Qui invece siamo nella parte dove si fa una vera e propria battaglia spaziale. E adesso si entra nella base nemica, dove bisognerà piazzare una bomba e fare in maniera tale che di scappare prima che esploda. Ecco il maggiore, guardate come è animato, è una cosa meravigliosa da come è animato questo personaggio. Ovviamente non c'è la gravità e quindi faremo dei salti abbastanza potenti. Ecco qua, il primo livello è andato. Cioè, le animazioni del vettore sono una cosa meravigliosa. E si ricomincia. Breakout. Quindi praticamente ci sono quasi tre giochi. È andata. E si entra per la seconda volta nella base. Qui bisogna fare l'atterraggio nella riga bianca. E i labirinti sono sempre più difficili. Ecco, questo laser è quello che si è inventato Mark Cerny. Ecco
Come vedete, più veloce si va con lo spinner, più veloce andrà il nostro personaggio. Ah, mi ha preso e si trasforma in uno scheletro. Riproviamo. Mi ha preso. Guardate, questo è quello che succede quando ci fermiamo e non andiamo avanti. Lui si stanca, si spazientisce. Pensate che questo gioco doveva chiamarsi all'origine Toyland Web, come una puntata di Star Trek. Solo che poi gli sviluppatori, pensandoci, hanno voluto cambiare il nome e appunto gli hanno dato il suo nome d'origine, Measure Evok. Un'altra cosa che vi chiedo di trovare è dove si è visto, in quale film si è visto questo gioco. È facile perché è un film degli anni 80 famosissimo. Lascio a voi le risposte nei commenti. Non mi resta che augurarvi una buona serata. Vi aspetto con il prossimo gioco raro da farvi vedere che non si è mai visto in Italia e vi saluto al prossimo video. Ciao!